è sempre la vostra radio preferita, certamente questa Radio Action del gruppo Mediatis Group insieme a Radio One, a Radio Show. Ogni giorno parliamo sempre di queste belle cose, di questa grande famiglia e con tante belle novità. Comunque poi giorno dopo giorno vi racconteremo tante tante cose. E siamo entrati nell'ultima parte del nostro Saturday Magazine. Ricordiamo ogni sabato, tutti i sabati su Action 101 da mezzogiorno alle 14, e siamo in perfetto orario per parlare di alimentazione, ma soprattutto per parlare di birre artigianali. Attenzione, non le birre tradizionali, ma quelle comunemente si dice non filtrate. Vediamo se ho detto una cosa giusta o ho detto una cavolata. Con noi in studio Maurizio Artusi e Lidia Caracausi, ovvero i due autori della prima, attenzione, della prima guida alle birre artigianali di Sicilia. Buongiorno Maurizio, buongiorno Lidia. Buongiorno. 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 Allora, questo libro, questa guida è freschissima o caldissima, fate voi, pubblicato da poco, pochi mesi, no? Da cosa nasce? Beh, io farei parlare a Lidia Caracausi perché Madonna, è sempre bene. Uomo d'altri tempi, dai. E allora cominci, sì, la donna. Il progetto era mio, poi lei lo ha ampliato, è fatto suo, forse. È fatto suo e ha trovato anche l'editore, ma è meglio che lo dica. Diciamo che tu non eri tanto capace. Esatto, non ho visto lungo come Lidia. Lidia, vai, prego. Lidia, vai. Allora, io da brava economista, quindi ho un po' questa ottica da marketing, diciamo, collaborando con Maurizio Artusi da circa 2 anni, avevo parlato con lui e mi aveva detto di questa sua idea della carta delle birre artigianali di Sicilia che voleva fare, però chiaramente non aveva modo di trovare chi gliela facesse. Quindi, ma scusate, ma a chi piace la birra di voi due? A tutte e due. Che domanda, che risposta scontata. Di più, forse a me di più, perché io appunto da quando ero ragazzina mi sono girata l'Europa e quindi ho provato le birre artigianali siciliane di tutta Europa. Quindi praticamente, conoscendo l'editore Navarra, mi è venuta questa idea di fare questa guida delle birre artigianali. Così. Perché prima guida? Perché non esiste in Sicilia una guida. Un'altra guida, no, che no, parli delle birre. Prima, sì. Mm-hmm. Quindi ho proposto la cosa all'editore Navarra, che immediatamente mi ha detto ok, però era perplesso perché non sapeva come avremmo potuto farla, visto che ci vuole comunque qualcuno che è esperto del settore. Maurizio, è giusto dire che le birre artigianali non filtrate, chiariamo questo discorso, sono ben 149? Nella guida sì. Però non filtrato è solo un parametro. Ma di che valutazione. Vuol dire non filtrato? Per quelli che non capiscono. Non filtrato vuol dire che non è stata sottoposta a filtratura la birra, e quindi è presente tutta la parte relativa ai lieviti, mm-hmm, e anche tante sostanze interessanti che possono essere benefiche. Mm-hmm. E mi riferisco anche a dei microrganismi che sono considerati probiotici. Questa parola la troviamo a volte negli yogurt. Come tipo i fermenti lattici e bla bla bla. Esatto, mm-hmm, perché in fin dei conti è avvenuta una fermentazione, sì, in questo liquido, quindi ci sono tutte le parti positive di una fermentazione. Il nostro Maurizio Artusi è un informatico con la passione, è ovvio, della birra, ma anche della buona cucina. Fra poco riprenderemo questo discorso, mentre la signora Lidia Caracausi è un'impiegata amministrativa del noto ospedale Villa Sofia di Palermo, e qui abbiamo qualcosa da ridire fra poco. E lo so che il nostro Maurizio Artusi vuole sottolineare qualcosa di molto importante a proposito delle birre cosiddette non filtrate. Sì, perché la non filtratura è solo uno dei parametri che per legge permette di definire artigianale una birra. Ce ne sono altri, per esempio il fatto che non sia stata pastorizzata. E quindi può diciamo tenere al suo interno dei microbi, dei batteri, bla bla bla. Esatto, però come viene risolto nell'artigianale? Utilizzando materie prime di alta qualità e soprattutto i luppoli, non estratti di luppolo o altre sostanze a base di luppolo, ma proprio il luppolo che contiene al suo interno delle sostanze diciamo antibatteriche, dei conservanti in un certo senso naturali. Quindi le grandi che permettono industrie?
non si possono permettere, anche perché devono rispettare scadenze più lunghe del prodotto, quindi una certa, hanno paura di essere denunciati, esatto, da qualche utente, chiamiamoli utenti. E quindi i prodotti sono molto diversi. Ragazzi, ma la birra si gusta meglio a ora di pranzo o ora di cena? Tra il pranzo e la cena. È ghiacciatissima o no d'estate? Assolutamente, questa è un'altra caratteristica delle birre artigianali, che bevute a temperatura ambiente di 20 gradi per esempio, anche a 22, non ghiacciate, diciamo dai 10 gradi a salire, esprimono man mano che la temperatura sale nel bicchiere profumi e sapori a volte molto differenti. Quindi sì, dico, comunque non c'è problema, perché se poi vi sentite male dopo aver gustato una deliziosa birra tradizionale, vi potete rivolgere tranquillamente alla signora Lidia Caracausi, che lavora a Villa Sofia, e cercherà di... Vi aiuterò sicuramente, risolverà il caso. Sì, sì, venite da me. Maurizio Artusi, dicevo poc'anzi, è un informatico che poi ha deciso anche di unire a questo suo primo amore la passione, chiamiamola così, no? Della buona cucina, nonché della birra. Cosa prepari, Maurizio? Io intanto cucino a casa, evidentemente, perché dico, se no non si potrebbe, diciamo, realizzare. Non potresti studiare i sapori. Brava, esattamente. Non potrei riempire quei cassettini della memoria che poi mi permettono di andare a fare una degustazione e descriverla. E, no, ma sono sempre stato attivo, io ho cominciato circa 20 anni fa, sono sempre molto attivo nella promozione dei prodotti di qualità, e in particolare siciliani. Infatti il mio sito internet, che è cucinaartusi.it, ha sempre avuto un occhio di riguardo in tal senso, ma anche all'aspetto nutrizionale di questi alimenti. Oggi si cura molto la parte nutrizionale, si sta attento a quanto prenderne, come prenderle, con che cosa abbinarle, eccetera eccetera. Esatto. Ma dimmi una cosa, ma se io mangio la pasta con le sarde, la birra la posso bere? Assolutamente sì. Io in questa guida, assieme a Maurizio Intravaia, Riccardo Paternostro e Sandro Picciotto, che hanno composto assieme a me e a Lidia la commissione di degustazione, le abbiamo viste in fotografia, esattamente, e abbiamo inserito appositamente penso per la prima volta, anche perché non mi è sembrato di vedere altri casi del genere anche nel mondo del vino, gli abbinamenti consigliati. In più nella guida ci sono una serie di degustazione talmente dettagliata che permette di andare a fare gli abbinamenti a casa propria. Ma il tuo piatto forte qual è? Ma oserei dire le paste. Le paste. Le paste col pesce. Dico, discutere di paste alle 13:47 non è che poi tanto così facile. Il tempo è tiranno, come diceva qualcuno, siamo giunti quasi alle 14, mancano praticamente solo tre minutini a quell'ora, e di conseguenza la prima edizione Saturday Magazine firmata Radio Action sta per concludersi, ma sta anche per concludersi il nostro incontro radiofonico con Maurizio Artusi e Lidia Caracausi, ovvero i due autori della primissima guida delle birre artigianali in Sicilia. Maurizio, c'è anche un sito creato da te anni fa, si chiama cucinaartusi.it. E cosa troviamo all'interno? Beh, recensione di locali, ci sono anche diversi articoli su eventi dove sono stato invitato, ma soprattutto c'è l'approfondimento. Quindi io quando scrivo, qualcuno mi rimprovera che mi dilungo, però comunque, visto che andiamo tutti di corsa, secondo me ci vuole che qualcuno che si fermi un attimo, anche per fare un attimo riflettere, che racconti in maniera più approfondita il cibo. Ecco, io ormai dal 2009 cerco di coprire questa mancanza. Ma so che tu sei il fautore di aver introdotto nelle pizzerie di Palermo la differenziazione delle farine, che ne so, Camut e la lievitazione naturale. Proprio in questa stessa radio nel 2013 abbiamo parlato di questa esperienza, che pizza buona si può, c'era ancora ai tempi Peppe Sansone, che è stata la persona che mi ha stimolato a fare queste recensioni di pizzerie, con le quali siamo riusciti a sensibilizzare prima i gestori delle pizzerie, che erano pochissime all'epoca,
quelli che si preoccupavano di andare a fare maturazione dell'impasto, e quindi abbiamo introdotto grani antichi, abbiamo dato un pochettino più di fiducia al settore e adesso un po' è esploso, e quindi ne godiamo un po' tutti. Lievitazione naturale anche. La vocina di Lidia che ricorda, ma sta birra Medusa, è birra artigianale, è buona? Medusa di Epica, se non ricordo male. Mi incuriosisce questa Medusa. Beh, ci sono i birrifici, ormai fanno, sì assolutamente, hanno scelto questo tipo di... Quindi gustate tranquillamente queste birre artigianali, se le volete conoscere tutti dovete ovviamente prendere visione di questa prima guida delle birre artigianali. Brevemente Maurizio, chi fosse interessato dove può acquistare, visionare in maniera più attenta questa guida? La guida si trova in Sicilia nelle librerie Feltrinelli, ma si può ordinare in tutta Italia, e si trova su Amazon, ma soprattutto si trova su cucinartusi.it. Io gradisco molto se anche l'editore, se mi si interpella direttamente, sarò io a venderla direttamente, o anche tramite PayPal la posso spedire. Quindi ricordate bene, la prima guida delle birre artigianali di Sicilia, Maurizio Artusi, e porta quindi queste due firme prestigiose, Lidia Caracausi. Ricordate, tra l'altro, scusate se sono noioso, ma se poi vi sentite male, tranquilli, andate a Villa Sofia e vi attende la signora Caracausi. Grazie ancora a Maurizio, grazie a Lidia, e magari, chissà, leviamo il magari, ben presto possiamo tornare a parlare, perché gli argomenti di cucina di birra sono davvero tanti. Grazie mille ai Gatti Matti, Piera ed Emilio, e alla prossima magari. Speriamo che non finisca qui. Assolutamente no, io sono disponibile. Ancora grazie. Bene, 14 in punto, finisce qui Saturday Magazine, sabato prossimo sempre qui sui 101 di Action. Buon sabato. Il tempo è tiranno. Ciao. Buon weekend.